dico io perché c'entra uomo di destra politicamente scorretto, donna. Loris, provincia di Rimini. Parliamo di un caso concreto. Santa, ma non c'entra, sono vicende diverse. Loris, provincia di Rimini. Dimmi, perché Loris. Diverse? Cioè, sono vicende completamente diverse. Ah, perché da una parte c'era un'indagine e dall'altra parte no. Dimmi, Loris, certo. Ma scusatemi un attimo, negli anni 70 le donne ci battevano per stare mezze nude e adesso invece combattono per vestirci. Ma che cazzo di ragionamento è? A cosa fai riferimento, non Loris? Non mi pare che le donne combattano per essere mezze nude, non mi risulta. Mi fai un calendario in bikini? Dobbiamo protestare su un calendario in bikini? No, ma Loris, negli anni 70 cosa per... Loris, hai perfettamente ragione, posso dirti? Perché hai perfetto... non è vero, Parenzo, dimmi perché, dimmi adesso perché una ma donna io non si protesto, può fogliare, ma certo che può, ma certo che può fare, ma può fare quello che vuole, sono i bavosi come te che telefonano qui perché hanno paura, ma i bavosi, maialico, bastardo che non sei bavoso, altro, bavoso maiale, maiale bavoso, che l'unico paura che hai è quella che non ci siano, non sai dove trovare le foto delle donnine nude, maiale bavoso. Maiale bavoso, ma appunto, vedi, maiale bavoso, che non sei altro che stai lì a vedere, ma non ci toglieranno mica le donne nude, vero? Ma la sinistra ci toglie le donne nude, ma vero? Maiale bavoso, maiale bavoso, maiale bavoso, che telefono alla radio, ma adesso chiamo io la zanzara, adesso chiamo io la zanzara, voglio dircelo io a Cruciani, voglio dirlo io a Roma. La zanzara, chiamo adesso io per dire che se mi tolgono le donne nude, chiamo Vanacci, chiamo, mo chiamo il generale Vanacci perché mi tolgono le donne nude, il diritto alla pugnetta mi tolgono, imbecille, maiale bavoso, maiale bavoso, mo che chiami perché hai paura che ti tolgano le donnine nude, vero? Maiale bavoso, senza patria, senza famiglia, sei cretino, che se guardo sul portale sono anche gratis, appunto, maiale che sei, che conosci tutti gli antri dove si trovano quelle lì mezze nude. Maiale bavoso, chiama Vanacci, chiama il generale Vanacci subito per farti difendere. Maiale bavoso, che non sei altro, maiale bavoso, vedi che sei uno schifoso, lo vedi, ma non faccio pugnetta a nessuno, imbecille maiale, maiale, che l'unico modo che hai per avere delle donne è pagare. Chiama Vanacci, chiama il generale Vanacci per farti difendere subito, che la sinistra toglie le donne nude, cretino, cretino che sei, ma cretino che sei, ma chiama Vanacci, chiama il generale che ti dà la sinistra, toglie le donne nude, la sinistra, voglio toglierle. Con due circolatoni maledetti, ma eccolo qua, fermo, siamo qua, eccolo, siamo arrivati, Loris, scusa, perché giù un attimo, perché li chiami culatoni? Perché li chiami culatoni? Spiegami. Mi è arrivato al punto politico. Ma Santa Madonna, ma anche te, Crociani, chiami solo culattoni e poveri imbecilli. Allora, fermi un attimo. Che pensi delle io sono uno che chiama perché sono un povero imbecille. E che pensi? Certo. Che pensi? No. Che pensi dei transessuali? No. Che pensi dei transessuali? Ma i transessuali sono l'intelligenza artificiale, sono dei robot, sono fatti in laboratorio, sono dei pezzi di plastica alla fine, dei pezzi di plastica pescianti, sono un branco di silicone, li faccio io in acciaio se vuoi, te li faccio in acciaio, te li modello, poi gli metto una testa dentro e parla. Tu non sei, tu sei una testa di cazzo, ecco la ma testa che sei. Ma deve venire un colpo sei secco invece, solo, ma che va sei culo, solo va. Un povero maiale che telefona qua, che dici adesso chiamo la Zanzara, il generale Vanacci, la sinistra che mi toglie le donne nude. Sei ma un maiale, sei un povero maiale bavoso. Maiale bavoso sei. Ha votato Marco Rizzo. Bravo imbecille, ma bravo imbecille, bravo imbecille. Quelli sì, scari, date, te sei un povero imbecille. Ma io sono mica candidato. Che pensi cazzo di... nel minto. Scusi, che tu pensi di Israele? Loris, che pensi di Israele tu? Israele? Mo di Israele, io ho preso il libro di Travaglio, quindi io non posso dire un cazzo, non ho la più pallida idea, sinceramente. Ma io sai niente di niente. Sono andati via gli inglesi.
sono andati via gli inglesi, inglesi. Gli quando sono andati via gli inglesi? Ha fatto la guerra in Israele. Sono andati via gli inglesi. Lui risolve la questione, sono andati via gli inglesi, sono niente io. Appunto, non sai niente, appunto, esatto, non sai niente, quindi chiami qua. Ma imbecille, che sei pagato senza, per scrivere. Hai io, troppo po'. Tempo, ma tu hai troppo, tu hai troppo tempo libero. Fermo là, tempo libero, troppo. Perché usare